Eccoci qua, buonasera a tutti e bentrovati a questa nuova puntata del Salotto Culturale di Palma, puntata numero 26, dove questa sera pure presenteremo due libri. Ringrazio come sempre tutti gli ospiti che abbiamo avuto le precedenti edizioni, coloro che ci hanno seguito la scorsa settimana e chi ci seguirà poi di questa puntata che è partita adesso da poco in replica. Intanto do il benvenuto a Benedetto Maria Ladisa che sostituisce Patrizia Giardini e Marcello Moscoloni per gli impegni che hanno preso in precedenza, che non possono essere con noi, che li salutiamo nella attesa di ritrovarli prossimamente. Buonasera a te, No, Benedetto. buonasera a te. Sei un caro amico e sono qui prima di tutto per questo, ci mancherebbe altro. Ma poi per Grazie. darti solo per darti una mano, nient'altro. Infatti, a chi ci sta guardando, ricordo come abbiamo fatto già all'inizio proprio della puntata, quando abbiamo presentato sia Patrizia e Marcello, ma anche Lidia Borghi il venerdì. Vi faccio presente che Benedetto Maria Ladisa è un giornalista, un conduttore di spettacoli, doppiatore e attore, addirittura recordman di Facebook per un post che ha pubblicato nel 2021, giusto? Sì, cioè, ho ricevuto notifica che nel 2022 non è stato ancora battuto, quindi come si dice, il record è di chi riesce a batterlo, per ora sì, è mio. Era un Tanta post, roba. no, era un post Sei conosciuto, semplicissimo. sei diciamo molto conosciuto nelle Marche, ma anche in ambito nazionale, su Reti Rai, Mediaset, sei stato inviato e giurato tra l'altro anche a Sanremo, quindi ti dai molto molto da fare. Si fa quel che si può, come si dice in Eh sì, gergo. infatti. E quindi, dimmi. Tu hai parlato di Sanremo che ormai sta per cominciare, no? Quindi non è il caso che parliamo adesso proprio di No, Sanremo, infatti. però sì, c'è un po' della mia vita lì, perché comunque dall'89, 1989, che fu l'anno, se vi ricordate, di Mia Martini, del ritorno di Mia Martini con Almeno tu nell'universo, fino all'ultimo Sanremo, sì, li ho seguiti tutti, ma a me piace più che altro partecipare a tutto quello che mi viene proposto, quindi che sia il doppiaggio di un film, che sia un articolo da scrivere, che sia un post da fare sui social, che sia anche da dire un'opinione, quindi cosiddetto opinionista, ma non un opinionista famoso, è un opinionista di mezza tacca come me, che dice la sua. Detto questo, Capito. vedo che abbiamo due bravissime e sicuramente anche molto competenti Sì, infatti scrittrici. adesso le presentiamo. Apro solo una piccola parentesi che apro su tutte le puntate per ricordare che queste dirette che facciamo noi mandiamo agli ospiti sia la locandina che la liberatoria. Senza la liberatoria purtroppo non si può venire in diretta. Questo perché tempo fa un tizio, lo ammetto proprio a me, che lo dico su tutte le puntate, tempo fa mi ha offeso e diceva che io con le mie amiche prendevamo soldi, cosa che invece non è vero. Noi ricordiamo che lo facciamo tutto gratuitamente. Questo ci tengo a precisarlo per gli ospiti che verranno pure. È successo pure un fatto che uno purtroppo non ha potuto mandare la liberatoria, non ha neanche risposto e tra l'altro ci siamo dovuti organizzare diversamente. E quindi questo è quanto. Così se anche chi ci sta guardando o ci guarda in replica, almeno serve da monitor non solo a questa persona, ma anche a chi verrà. Quindi questo è quanto. Chiudo la parentesi e passo la parola a te, Benedetto, per introdurci le nostre ospiti. Sì, mi Se dispiace posso però intanto che. io do fin da adesso la mia Una... buonasera a tutte e due. Buonasera a tutti, volevo solo dire una Ciao. cosa, non è la prima volta che faccio questa intervista con Andrea e onestamente non ha mai chiesto soldi lui e sono sempre state delle serate piacevolissime, per cui non so come mai questa persona sia uscita con questa cosa, visto che tutti quelli che hanno fatto queste serate con lui, con Sara, non ci sono mai stati problemi, se devo No, essere sincera, ecco. infatti, poi di recente c'è stato prima con Francesca, poi con Sara, c'è stata sempre la stessa persona, quindi a quel punto io l'ho bloccato, ho dovuto chiedere alla polizia postale per sapere come rivolgermi, dopo l'ho bloccato da Facebook, però questa cosa, giustamente, io tengo a precisarla affinché non si No, ripetano più fai questi casi. bene, però sembra una cosa talmente assurda che una persona si inventi una cosa del genere che onestamente sì, non so neanche cosa dire, tranne che non riesco a Questo è capire quello che ho cosa ha eclatante. Dopo ha nascosto. detto anche altre cose che, beh, meglio qui, meglio non dire. Dopo, Sì, se uno lo no, era ricompiato, poi solo per meglio non dirlo. sottolineare che non è successo nulla di quello che questa persona ha detto, per cui voglio dire sì. Sarebbe piacevole sapere quali prove ha per sostenere una cosa del genere, ecco, visto che a me risulta che non è vero. E Perché parlo purtroppo perché. dietro agli schermi sono tutti leoni da tastiera e si credono tutti potenti, purtroppo. Oppure Stavo per dire, invidia, tante cose, cattiverie gratuite, però tutto c'è un limite, oltre il quale non si può andare.
stavo per dire la parola giusta, Leonida Tastiera, perché non Sì. si spiega diversamente. Non... Secondo me sono Intanto è delle arrivato il primo saluto di persone. Adele che saluta tutti, ci auguro la buona diretta e saluta pure a te, Benedetto. Ciao Adele, Ciao a carissima. tutti. Come Adele Salutiamo sa, anche noi. io sono qui proprio per amicizia verso di te, quindi posso giurare che tu non dici sicuramente la verità perché ti conosco, sei una persona molto seria e ci conosciamo ormai da tanti anni, dal 2015, Ormai quindi quasi 8 12, anni. 10, No, 8, 8 aspetta, era il anni. 2006, scusa, 7 anni, 7, 8 anni, sì, sembra che era di più. 8 anni e passa e posso garantire sulla tua onestà, quindi Prima, altro diciamo, negli pure. spettacoli che te conducevi, perché diciamo, venivo come pubblico, così dopo, da quando ci siamo conosciuti tramite la Prologo, dopo anche di persona, quindi apposta. Sì, beh, ti ho conosciuto anche proprio perché una volta sei salito sul mio palco e hai ricevuto un premio dal Esatto. sottoscritto, quindi posso giurare che tutto quello che hai detto è la verità. E altrettanto ovviamente immaginare che tutto quello che è stato detto contro sia tutta falsità, quindi Sì, va ma bene. infatti, tanto Ma purtroppo questa persona non ha capito, chiudila però questa pazienza, parentesi, affari chiudi suoi. questa. Io sono andato avanti lo stesso per rispetto verso il pubblico di chi è che si è prenotato e Hai soprattutto fatto per non dare bene. la vinta a questa persona. Hai fatto bene, però adesso chiudiamo questa Sì, parentesi perché. chiudiamo sì, questa parentesi, sì, quindi ti passo la parola a te per presentare le ospite. Veniamo quindi alla puntata proprio per parlare di libri che verranno Sì, presentati questa sera. io la bella signora che ho proprio sotto di me, cioè la signora Maria Cristina Boso, la Mi puoi presento in anche maniera. dare del tu, perché se no mi sembra di essere, visto che siamo tutti sulla stessa barca, diamoci pure del tu e chiamiamoci pure per nome. Certo, infatti ti chiamerò Maria Cristina Boso, ma ti chiamerò anche scrittrice perché poi alla fine sei qui per questo, no? E Sì, allora, grazie. vogliamo riuscire poi a capire chi ha vandalizzato l'ambulatorio di Andrea e Stella e chi sta distruggendo i tiramisù di Alice. Perché? Perché il titolo è se sono Dovrei collegati questi leggerlo due per fatti. scoprirlo. Infatti, aspettiamo un attimo, anche perché, per capire se sono collegati questi due fatti. Caterina dovrà Sì, scoprirlo sono collegati. e Claudia l'aiuterà nell'impresa. Ma chi è Maria Cristina Buoso? Allora, tu sei una, diamoci del tuo, hai detto prima, Sì. tu sei una scrittrice che fin da giovanissima ha iniziato con fiabe, poesie, poi sei cresciuta ampliando la tua scrittura con racconti brevi, copioni, romanzi, gialli, thriller e altro ancora. Hai Sì, insomma, pubblicato. bisogna crescere e mettersi sempre di fronte a qualcosa di nuovo per vedere se si riesce ad affrontarlo. Certo, hai pubblicato recentemente nel 2017 Anime, nel Sì. 2021 Schegge di parole, Vernissage, Sì. Diritto al condominio Magnolia, L'incidente, il mistero. Ecco, siamo arrivati al libro attuale, Il mistero dei sei tiramisù. Ora io faccio Sì. Sì. una battuta perché ogni tanto bisogna sdrammatizzare, no? Tu non so se segui la rubrica di Frassica, Novella Bella, non so se Per hai visto qualche mai. volta. Tu sai che lui scherza sui titoli, Sì. si inventa i titoli, no? Io la prima cosa che ti giuro, eppure questo dovrebbe essere un giallo, immagino, è un giallo Eh anzi, sì, è no? un giallo. Oh, e invece io ho pensato che fosse uno scherzo, come dice appunto Frassica quando legge i titoli dei libri, Il mistero dei sei tiramisù. Invece no, non è una cosa da, diciamo, ecco, sulla quale poter ridere, ma è una cosa invece molto seria ed è un giallo sicuramente molto appassionante. Sai qual è il mio problema, però, prima che tu parli, Maria Sì. Cristina, nel leggere i gialli? Io li amo e amo anche i film gialli, oltre che i libri gialli. Sì. Però, così come faccio col mouse sul mio computer quando vedo i film, vedo l'inizio e poi vedo la fine, la stessa cosa mi accade con i libri, cioè nel Insomma, senso che. guardi la parte più bella, insomma, il Lo so, centro. no, ne, ma ti giuro, non riesco a seguire tutta la trama, per cui all'inizio mi volevo capire che cosa sta succedendo, però vado subito poi a vedere alla fine chi è l'assassino, tra virgolette. Vabbè, ma questa è una cosa che credo Però facciano. qui non c'è nessun assassino. Questa, No, in sono questo credo. giallo non muore nessuno. Ecco, allora ti lascio la parola, perché così intanto spiegaci questo tuo libro. Allora, Scusa un attimo, però, sì, magari. perdonami. Maria Cristina, presentiamo anche Francesca, se Sì, non mi ti sembra infatti, te lo dispiace. stavo per dire. E poi, no, Ci cioè, alterniamo con tutte e due, infatti. purtroppo bisogna avere, no, sempre sotto mano tutta la situazione. Nessun Intanto, problema. intanto ti ho presentato e sto per chiederti di che cosa parli nel libro. Ma nel frattempo presento anche Francesca, Innocenzi,
Anche perché mi ha incuriosito molto il suo curriculum, chiamiamolo così, oltre che ai libri che ha scritto. È nata a Jesi, in provincia di Ancona, il 6, non so quando sei nata, comunque non lo dico, laureata in lettere classiche e dottore di ricerca in poesia e cultura greca e latina di età tardo-antica. Ha pubblicato la raccolta di prose liriche Il viaggio dello scorpione, la raccolta anche di racconti Un applauso per l'attore, questo mi pare nel 2007, Sillogi poetiche Giocosamente il nulla, sempre nello stesso anno, ma poi tanti altri libri, nel 2019 Chiedere la parola, il canto del vuoto cavo, insomma ne ha pubblicati davvero tanti, il romanzo Sole di stagione, nel 2018 questo, per edizioni, Progetto e Cultura, ha diretto anche collane di poesia e curato alcune pubblicazioni antologiche, tra cui Versi dal silenzio, la poesia dei Rom, L'identità sommersa, antologia di poeti Rom, questo è del 2010, Rifugio dell'aria, Poeti delle Marche, insomma, tantissime cose. È anche redattrice del trimestrale di poesia Il Mangiaparole. E collabora con vari siti letterari. Ha ideato e dirige tuttora il premio letterario, se non sbaglio, Paesaggio Interiore. Dico bene, Francesca? Giustissimo. Allora, Grazie. abbiamo presentato entrambe. Come a Francesca daremo spazio per presentare il suo libro, dobbiamo però dire anche il titolo perché questo per un attimo mi era sfuggito. Vai, Allora, fateceli anche vedere, già che ci siamo. Intanto do Diario. la buonasera a Sandra De Felice che ha scritto poco fa. Buonasera, Buonasera. Sandra. Allora, il libro si chiama Diario di una stalker mancata, quindi abbiamo due libri, diciamo, diversi, nel senso che Maria Cristina ora ci parlerà del suo libro Il mistero dei sei tiramisù, è un mistero, quindi chissà che cosa succederà, e invece Francesca ci parlerà di questa stalker mancata. Vabbè, io non dico Allora, nulla, a presentiamo il voi libro, la via. parola. A te Maria Cristina, e poi dopo appena fatto Maria Cristina, passiamo la parola a Francesca che pure, appunto, ci parlerà del suo libro. Oh, Quindi. chiedo solo una cosa, che questa trasmissione ovviamente, e saluto sia Patrizia, insomma i signori che tu hai detto che io in questo, che oggi sostituisco, chiarisco che io non farò domande perché ognuna di voi deve presentare le domande, magari io e Andrea le facciamo alla fine, se sei d'accordo Andrea su Sì, questo. se dopo viene in mente anche qualcosa, magari tra una descrizione e l'altra che fanno loro, ci mettiamo in mezzo, come facciamo No, sempre, anche quindi non perché si preoccupi. chi scrive un libro, io questo lo so perché purtroppo li scrivo anch'io, dico purtroppo perché tra le tante cose da fare, mia moglie deve sopportare anche questo, quindi no, dico, chi scrive un libro, se gli fai perdere poi il filo, non riesce più spesso a ritrovarlo, per cui noi stiamo zitti, cerchiamo Sì, ma infatti, come naturalmente, facciamo sempre, dopo se c'è da cerchiamo, inserirsi lo facciamo poi. Sì. cerchiamo però, Quindi a questo voi la lo parola, chiedo, avete il vostro spazio, a voi. chiedo però sia a Maria Cristina che a Francesca di essere dico sintetiche, ma insomma abbastanza brevi nel racconto, nel sintetizzare il. Beh, Prego. insomma, intanto devo fare una premessa. Il Prego. mistero del Tiramisù fa parte di una serie di gialli ambientato a Padova. L'anno precedente è uscito questo, Il delitto al condominio Magnolia. E l'anno scorso è uscito Il mistero dei sei tiramisù, che è il secondo giallo di questa serie. Per cui di giallo in giallo, poi si conosceranno i principali protagonisti, che sono il commissario capo Caterina Angeli, che è andata proprio in pensione pochi giorni prima che succedesse il primo giallo, per cui Il delitto al condominio Magnolia, mentre il mistero del tiramisù. Succede più o meno una settimana, due dopo il primo giallo. Sono ravvicinati come serie narrative, come tempo narrativo. Ed è affiancata, che lei è in pensione da pochi giorni, dall'amica e collega Claudia Trini, commissario capo anche lei. Butto un occhio, spiego il motivo, perché parallelamente a una serie di thriller ambientati a Treviso, con altri protagonisti femminili e altri personaggi. Per cui, avendo tutto questo insieme di personaggi, a volte ho paura di confondere il nome di tutti i personaggi, perché ci sta anche che uno possa fare un po' di confusione tra un nome e l'altro. La serie invece è ambientata a Treviso, una serie di thriller completamente diversa di questa serie. Questa serie è nata, diciamo, per caso, perché
L'anno che è uscito il primo giallo, il mio editore aveva in mente questa collana particolare che, come vedete, si rifà ai gialli Mondadori. Mi ha chiesto se volevo partecipare anch'io a questa collana e ho detto di sì, dopo averci pensato, aveva determinate caratteristiche. Personaggi, scegliere una città dove ambientare le storie, e creare per cui anche la zona. Infatti, io qui per questa serie ho creato la strada, tutte le strade collaterali, il quartiere, di volta in volta ampio, con dei personaggi che di volta in volta magari aggiungo, tolgo, nomino, dipende dalle situazioni. E un'altra caratteristica, siccome io sono una patita dei gialli classici, i primi gialli che ho letto sono i gialli classici, perché i gialli thriller mi piacciono, allora ho deciso che quando mi è permesso dall'idea che mi viene in mente di omaggiare i grandi classici della narrativa di questo genere. Il libro Condominio Magnolia ho iniziato omaggiando l'omicidio sull'Oriente Express dell'Agatha Christie. Invece del treno o il condominio. Nel mistero di Tiramisù invece ho voluto omaggiare un racconto breve di Sherlock Holmes, Il mistero dei sei Napoleoni. Siccome ho scoperto che il tiramisù è uno dei dolci veneti più conosciuti al mondo, tra i più conosciuti, e poi è del buono, ho pensato che si poteva prestare a quest'idea, perché chi ha letto i sei Napoleoni sa che ci sono i busti dei sei Napoleoni. Qui invece dei busti ho deciso di mettere i tiramisù. E poi ho fatto un paio di divagazioni sul tema, che chi legge il giallo poi lo scoprirà. Diciamo che questo secondo giallo è un pochino più leggero, perché il primo giallo è stato un pochino più tosto. Questo ho voluto un po' rilassarmi, infatti c'è un po' anche di qualche risata. Praticamente Caterina, che era dopo il primo giallo, ha fatto una scelta particolare alla fine del primo giallo. E siccome non aveva voglia di trovarsi a tu per tu con la sua amica Claudia, ne ha preferito. Un'altra cosa: questi gialli sono ambientati nel periodo Covid, per cui proprio fine del primo, quando dopo inizia il delitto condominio, proprio quando finalmente si può uscire dopo che si sono stati tappati in casa per 3-4 mesi, però con mascherine e tutto. Per cui diciamo che sono ambientati in questo periodo che ho scelto da cui cominciare la narrazione. Mentre nel primo, per cui è un giallo un po' pesante, nel senso che tratta un argomento un po' particolare, e per quello è pesante, poi era tutto con tanti personaggi, perché alla fine uno è stato anche un po' faticoso tenerli tutti a bada questi personaggi. Caterina non voleva affrontare Claudio per il motivo della scelta che ha fatto alla fine, si è presa una vacanza di una settimana o due da un'amica. Torna dopo queste un paio di settimane, per cui tra una settimana dal quello e questo, diciamo che è passato 3-4 settimane, e quando torna fa la sua passeggiata, va a fare colazione in un bar, pasticceria, libreria particolare. È un locale che ormai sta prendendo piedi anche in Italia, non solo nel mondo, sono quei locali dove ci sono i gatti che camminano all'interno. Questo è gestito da due donne amiche che vivono anche insieme, di volta in volta racconto il loro percorso. Una gestisce la libreria biblioteca e un'altra gestisce il bar pasticceria. Chiacchierando, l'amica Alice gli spiega quello che sta succedendo, che non riesce a spiegarsi, che cioè qualche giorno prima nell'ambulatorio veterinario, dove quando ha portato uno dei suoi gatti, un tizio è entrato, aveva buttato tutte le ceste per aria ed è scappato via urtandolo. Non si è più trovato. Dopodiché, da qualche giorno, il tiramisù che aveva fatto su ordinazione, che per cui le persone erano passate da questo a prendere e portarseli via, e per cui chi se le portate via, venivano vandalizzate e non riusciva a capire il motivo. Caterina, un po' per lavoro, un po' perché ha l'indole curiosa, ha detto: ma cosa sta succedendo? E allora comincia a indagare. Va dalla veterinaria, dove fa la conoscenza della veterinaria Andrea Stella, che poi incontra il figlio di Caterina. E qui non vi svelo quello che potrebbe succedere. E comincia questa indagine alla sua maniera, coinvolgendo di volta in volta il figlio, perché ormai si è incuriosito, la veterinaria,
Alice e Elena, quelli del bar pasticceria, e qualcun altro per strada che abbiamo visto anche nel precedente giallo, che comincia a ideare un quadro con Claudia, sì, hanno uno scambio, ritornano amiche, e con una indaga da una parte, una dall'altra, per alla fine arrivano a una conclusione e troveranno il colpevole. Qui c'era un'azione molto particolare e dove ci sarà la spiegazione di tutto. E non vi svelo nulla perché penso di aver detto già abbastanza. Se però No, volete no, non svelare nulla, fermati così. infatti stavo per dirtelo, perché se poi diciamo tutto, cioè, ci hai No, raccontato di... ho cercato di dire abbastanza da suscitare la curiosità, spiegando anche la premessa del seguito di questo giallo. Se volete, vi leggo le prime righe di introduzione. Inizio. Magari dopo, magari ci puoi leggere qualcosa, Va bene. quando dopo ve lo chiediamo. Intanto facciamo parlare Francesca, così poi lei ci può dire del suo libro. Allora, Francesca, chi è questa stalker mancata? Io sono curioso proprio di sentire questa cosa. Grazie, grazie a tutti voi. La stalker mancata è un personaggio in cerca d'autore, come viene detto molto brevemente nella premessa. È una donna che ha subito una ferita profonda, una ferita amorosa, perché profondamente innamorata di un uomo che poi è un suo collega. È stata respinta e accusata di essere una stalker. E quindi questo libro di fatto è una sua apologia, cioè lei cerca di scolparsi proprio, no? Da questa accusa. E devo precisare che non c'è una vera e propria trama, quindi anche definirlo romanzo forse non è proprio la cosa più giusta, più appropriata. È una narrazione, una prosa in forma di diario. Infatti sono dei frammenti, ogni capitolo è molto, molto breve. E quindi una prosa di carattere diaristico che lascia spazio ai pensieri, alle sensazioni, ai sentimenti di questa donna, e infatti il modello o il riferimento a cui possiamo collegarci è quello del flusso di coscienza, no? La narrazione tipicamente novecentesca, forse. Quindi stalker mancata perché lei non si sente una stalker, anzi, a un certo punto c'è un breve capitolo in cui fa un piccolo elenco delle cose che solitamente fa una stalker, e una stalker di talento, come la definisce, mentre lei, dicendo, affermando di non avere assunto nessuno di questi comportamenti, conclude che come stalker evidentemente deve fare ancora parecchia strada. E quindi quello che io faccio come autrice è mettermi in ascolto di questa voce senza giudizio. Non è una narrazione autobiografica, sicuramente ci sono ovviamente degli spunti, no, degli elementi che io posso ricondurre al mio vissuto personale, però di per sé non è una storia attraversata da me, come Francesca, ecco. Però quello che faccio, ecco, è accogliere questa voce perché potrebbe veramente essere la voce di chiunque. E perché senza giudizio? Perché in realtà non sappiamo nemmeno se è sincera oppure se mente. Potrebbe essere che menta, potrebbe essere che, ad esempio, questo uomo fantomatico di cui non ci dice mai il nome sia soltanto una proiezione della sua mente, che forse nemmeno esiste, o forse una persona in carne ed ossa che lei effettivamente ha stalkerato e quindi ha ragione lui, che però non compare mai direttamente, ma compare solo in maniera indiretta attraverso le parole di lei. Quindi ecco una vicenda che ha dei contorni molto sfumati, dei toni sicuramente intimisti, e che ci fa pensare come a un certo punto viene detto attraverso le parole di David Grossman, che la realtà, in fin dei conti, è solo una coincidenza momentanea su un globo enorme, brulicante di possibilità che non si realizzeranno mai.
cito a memoria, spero di non aver sbagliato, ma la sostanza è questa. Ma al di là di questo, come giustamente tu hai detto, potrebbe anche non essere vera, no? La storia, ma credo che più di qualcuno si sarà già immedesimato nella persona che tu descrivi, che sia uomo o che sia donna, perché lo stalkeraggio viene spesso definito come un fatto puramente maschile, mentre in realtà esiste anche il contrario. Quindi ho apprezzato molto questo tuo racconto, come credo l'abbia apprezzato Andrea Infatti, e anche Maria Cristina. lascia Quindi allora molto spazio poi, tra l'altro, all'immaginazione di chi lo legge, questo qui. Che infatti, il fatto che non si capisce, appunto, come ha detto lei, queste cose qui è abbastanza particolari. ma guarda, Quindi io libera spazio alla fantasia. ti posso dire, proprio per il mestiere che faccio, sai benissimo che scrivo anche articoli, no? Sulla stampa nazionale, e spesso mi trovo davanti a fatti veri di stalkeraggio, e ti posso garantire che a volte gli stessi giudici non sanno che pesci prendere, nel senso che la verità e la falsità si confondono molto spesso, come ha detto giustamente Francesca. Poi, chiaramente, se parliamo poi di tutto quello che sta accadendo, si parla di un fenomeno che è in un aumento pazzesco. Siamo intorno al 35% nel 2022 rispetto al 2021, cioè in un anno i casi di stalkeraggio sono aumentati del 35%. Quindi io credo e spero che il libro abbia successo anche per questo, perché poi alla fine tutto quello che si fa, si scrive, così come il giallo di Maria Cristina non serve certo a vendere i tiramisù, no? Immagino e spero di no. No, mi auguro che allo stesso modo il libro di Francesca contribuisca quantomeno a rendere, diciamo, ecco, tutti i partecipi che questo fenomeno esiste, insomma. Non so se tu vuoi aggiungere qualcosa, Andrea. Io avrei un paio di domande, ma se ce l'hai tu, vai No, pure. magari sì, magari vi domanda, visto che cioè, io più o meno vado più o meno a memoria con quello che già facciamo anche gli altri ospiti, visto che ci hanno presentato già i libri, ci hanno detto più o meno i protagonisti, se c'è un momento della giornata particolare che preferiscono scrivere. E dopo sì, lascio la parola a te Benedetto per le tue domande. Porto Bene. intanto i saluti di Isabella Galeotti che ha scritto prima, che Bene. la salutiamo. Ciao. E a Allora, voi, Maria Maria Cristina, Cristina e lei Francesca, se c'è un momento della giornata ideale che preferite scrivere. ce l'hai un orario preciso, no? No, io ho sempre scritto in base a quando avevo tempo, prima e adesso anche adesso, per cui a volte scrivo di sera, altre volte di giorno, ultimamente di giorno perché ho più tempo adesso rispetto a una volta. Prima diciamo che non ho una preferenza di tempo. Quando ho tempo cerco di concentrarmi in quel momento e di portare avanti il lavoro che mi sono prefissa. Ecco. Magari ci sono dei giorni che riesco a concentrarmi di più, a scrivere di più, e giorni che magari riesco a concentrarmi di meno e scrivo di meno, ecco. Ok, tu Francesca invece? Ma anch'io non ho un momento preferenziale. In linea di massima tendo ad escludere la mattina, soprattutto la mattina presto, perché a parte che, vabbè, normalmente lavoro, ma poi faccio molta fatica a carburare a livello di bioritmo personale la mattina presto e quindi no. E sono più attiva, questo in generale, nella scrittura, ma anche nelle varie attività della mia quotidianità e dalla tarda mattinata in poi, quindi andando verso il pomeriggio e anche in serata. E devo anche dire che io, così per inciso, sono come narratrice molto molto discontinua, anzi direi la scrittura in prosa è assai sporadica perché io adotto per lo più il genere della poesia o anche della saggistica, in particolare della cosiddetta critica, soprattutto ultimamente. E, però, quando accade, la narrativa è sempre una parentesi molto, molto gradevole. Allora, prima di fare un paio di domande, se è possibile, Andrea, non so chi può far vedere le copertine, facciamo rivedere le copertine dei due libri, Sì, perché poi infatti, facciamole rivedere. Sì, infatti. alla fine lo scopo, credo, di queste rubriche è anche. Esatto, anche questo, sì, poi dopo sì, fai tu le domande, poi torniamo a far parlare loro dei propri libri. Promozionare, no? Quindi ecco, allora Esatto. leggiamo un po' meglio questi titoli. Quindi, Francesca,
Innocenzi, partiamo da Maria Cristina Buoso che appunto. Fa pure lei perché mi è scomparsa. Siccome Ok. non ho sotto mano il libro, allora sono andata sull'ebook e Va adesso bene, mi è io no. scomparso. Io, Eccolo qua. no, io la copertina ce l'ho soltanto sul cellulare, comunque è il mistero dei sei tiramisù. Ora, chi vuole eventualmente, Messina, lo chiedo perché bisogna promozionare anche questi libri, chi vuole eventualmente acquistare il tuo libro, a chi deve rivolgersi o cosa deve fare? Beh, principalmente all'editore tramite il sito oppure su Amazon, perché ormai si trova tutto lì da vendere. Se poi hanno una buona libreria a cui rivolgersi e richiedere il libro, ben venga, perché non tutte le librerie sono disponibili per le case editrici piccole. Ci sono quelle che fanno ostruzionismo, e lo dico per diretta esperienza, perché è capitato in una libreria dove abito io a Rovigo per ben 2 volte con 2 mie amiche. Erano andate a chiedere il mio libro in libreria e gli hanno detto che non solo che non ce l'avevano, cosa non vera perché gli avevo lasciato qualche copia io, ma neanche si sono interessate eventualmente per ordinarlo come si fanno in tutte le librerie. Per cui ho Certo. capito che tutte le librerie in Italia fanno ostruzionismo, per cui casa editrice e Amazon in primis. Allora, il E ci vuoi mistero del. ricordare con che casa editrice hai pubblicato? Esatto, Sì, stavo per dirlo io. Vai. Scusi, Lesbook Publishing. Se Publishing, no, ok. il mio inglese fa schifo. Non si preoccupi, No, non ti non, preoccupare, non bello ti della diretta. preoccupare, anzi, Non perché ti ci davamo del tu, preoccupare. non ti preoccupare. Invece, il diario di una stalker mancata, cara Francesca Di Iesi, dove lo compriamo? E sottoscrivo quanto ha detto Maria Cristina, anch'io consiglio vivamente di rivolgersi alla casa editrice che è Progetto Cultura, edizioni Progetto Cultura, oppure acquistare dai principali store online, quindi ecco, Amazon oppure IBS. Per chi è a Roma, c'è anche la possibilità di andare direttamente da quella che è la libreria. Gestita dalla casa editrice, da Editori Progetto Cultura, hanno una libreria che ha anche caffè letterario e locale Che per bello. eventi molto, molto carino che si chiama Mangia Parole e Bello. si trova vicino alla metro Furio Camillo e quindi è una zona ben servita perché appunto anche dal centro della stazione Termini si arriva nel giro di poco e lì si può acquistare direttamente, altrimenti è meglio rivolgersi appunto alla casa editrice oppure Direttamente alla casa editrice. a. Ok. Allora, Maria Cristina, avevamo detto due domande, Andrea, quindi posso Sì, farle se non c'è hai tu le inconveniente. domande che devi fare entrambe e poi dopo riprendo la parola io tra poco. Allora, del libro hai già parlato, Maria Cristina, quindi ci hai incuriosito con questa storia dei sei tiramisù. Io ti chiedo invece come ti è venuta la passione per i gialli, perché certo, di donne che scrivono romanzi gialli, la storia è piena, no? Da Agatha Christie e tanti altri. Così tante, non ci sono molte Però, autrici. infatti, volevo dire questo, cioè è un genere che sostanzialmente viene definito come un genere maschile. E come ti è venuta questa passione, insomma? Dunque, io sono nata come lettrice e uno dei primi libri, i primi gialli che ho letto è stato proprio Oriente Express di Agatha Christie, che per inciso avevo anche scoperto chi era il colpevole o i colpevoli, e solo che mi sembrava talmente assurda come soluzione, che quando alla fine ho scoperto che avevo ragione, ho detto, caspiterina, ho fatto, ci avevo azzeccato. Però io i gialli, l'ultima versione che ho scritto, perché io pertanto, essendo una lettrice di thriller di gialli, era un genere che avevo paura ad affrontare. Proprio perché, avendone letti tanti, sapevo che uno poteva anche scivolare su questi generi, perché ci sono delle regole da rispettare. Per cui ho scritto poesie, racconti, narrativa, di tutto e di più. Poi, qualche anno fa, alla fine mi è venuta un'idea per Vernissage, e in contemporanea, mentre scrivo Vernissage, per cui il primo thriller, mi è venuta l'idea anche per i successivi 2 thriller. Infatti l'anno dopo ho l'incidente e adesso sto sistemando Bardo, che è il terzo della serie di Ginevra, ambientato a Treviso. Per cui il giallo non l'avevo ancora affrontato, avevo affrontato il thriller e ho visto che le critiche, le recensioni sono tutte state positive per Vernissage, poi anche per l'incidente.
Ammetto che un po' tutti i miei lavori per fortuna hanno delle buone recensioni. Comunque, al di là di questo, io percorrevo questa strada. Per cui quando il mio editore mi ha proposto questa collana che stava iniziando con i gialli, ci ho pensato un attimo perché l'idea mi stuzzicava, però sapevo che il giallo era impostato in maniera diversa dal thriller. E mi sono detta, riuscirò ad affrontare un genere leggermente diverso dal thriller? Però la cosa mi stuzzicava troppo e così mi sono buttata all'avventura. E ho visto che il delitto al condominio Magnolia, insomma, tenendo conto che è un libro sottile, perché i gialli sono piuttosto sottili, perché non devono superare un certo, più di tot di pagine, cercare di far stare la narrazione di questo tipo di giallo, per chi ha letto il delitto sull'Oriente Express sa che è piuttosto complesso. Avevo paura di non riuscire a rendere il meglio, però sembra che nell'insieme ci di esserci riuscita. L'idea mi è piaciuta anche di creare tutto da nuovo, una strada, un quartiere di personaggi che avessero una certa dinamica tra di loro, continuativa, e per cui quando mi è venuta l'idea del testo del tiramisù, e adesso devo decidere quale sarà il terzo di questa serie, perché non l'ho ancora deciso, intanto mi sto concentrando sul bardo, che è il terzo la serie dei thriller. Mi sta dando delle soddisfazioni anche questo genere, per cui insomma dico, devo solo stare attento a non confondere i personaggi, ecco, perché immaginavo c'è un tipo di narrazione, Quindi scusami, quindi il tipo di narrazione, allora sai, bisogna quindi riuscire proprio a concentrarsi. perdonami, quindi tutto è cominciato da quel romanzo di Agatha, quel giallo di Agatha Christie, insomma, tutto è Il primo cominciato lì. giallo che ho letto è stato quello di Agatha Christie e ti informo che ero in prima superiore, perché prima del giallo di Agatha Christie ho letto i gialli Mondadori di ragazzi, non so se hai presente. Sì, come Quelli no. diciamo che li ho letti nel periodo quinta elementare medie, perché avevo i miei preferiti come serie là. E questo è stato diciamo il primo giallo da adulto che ho letto. Posso chiederti, non so se questo è lecito, se sei sposata? No, non sono sposata, ma non so cosa c'entra. Perché un marito che eventualmente ha una moglie che scrive dei gialli, io non so se poi è così curioso da andare a capire come va a finire. Insomma, Ma il ci può giallo è essere. molto più soft rispetto al thriller. I miei thriller sono leggermente più tosti. Il giallo diciamo che è una passeggiata, mentre il thriller è diciamo una maratona. Se ti Una proviamo incuriosito, così se li leggi e mi vuoi dire cosa ne pensi, io Come no, senz'altro. ringrazio. Allora, Intanto, io Benedetto, prima di andare avanti, porto i saluti sì. delle persone che hanno scritto poco fa, che c'è Marina Ragioni, Gaia Cravino, Valentina De Michele e Tania Calabro. Poi abbiamo anche una domanda di Isabella, che adesso, appena aveva finito le domande, la poniamo, che è per No, Francesca. se per, ecco, perché se Francesca va bene, se era per Maria Cristina era sicuramente meglio farla subito. Sì, no, infatti, tanto te finisci proprio, dopo No, fai le stesse domande anche a Francesca, poi dopo rivolgo io la domanda proprio a Francesca. chiedo scusa se ho chiesto cose che sono della vita privata, ma non è dopo tutto un delitto, visto che parliamo anche di giallo, no? No, Chiedere mi sembrava solo una se... domanda insolita, per quello ho chiesto. Però il collegamento c'era, perché di solito io, per esempio, mi metto nei panni di mia moglie, io scrivo magari che so, la storia di un cane e non mi dice nulla, ma se comincio a scrivere un giallo comincia un attimino non dico a tremare, cioè, insomma, era così una curiosità anche per sdrammatizzare un Nessun problema. pochino, no? Per sdrammatizzare. A Intanto Francesca abbiamo anche invece. Tania che ha scritto adesso poco fa, la salutiamo poi noi, Tania Calabro, che è stata la scorsa settimana la nostra ospite. Allora, prima di fare la domanda a Francesca, dunque, Maria Cristina mi ha detto che tu vivi a Rovigo? Sì? Rovigo, come ti trovi a Rovigo? Che cosa si fa ultimamente a Rovigo? Perché qui ogni città ha i suoi problemi, no? Quindi parlaci un po' anche di Allora, Rovigo. se c'è una domanda di riserva sarei grata, perché Rovigo per me è una città, come si posso dire? Diciamo che mi dispiace che la mia città è così trascurata. È Io questa domanda la. trascurata dal punto culturale, è trascurata dal punto di strade rovinate. Diciamo che le buche di Rovigo fanno concorrenza alle buche di Roma per No, io faccio la spesso strada. questa domanda perché quasi tutti non si trovano bene nella propria città e No, vorrebbero andarne in un'altra. io
La mia città a me piace, anche se in questi anni è cambiata molto, non è più super tranquilla come una volta. E proprio perché mi piace, mi dispiace come è trattata. Faccio un'ulteriore premessa. Molti anni fa, quando ero più giovane, io ho fatto per un certo periodo di tempo la guida turistica. E imparando a fare la guida turistica, ho scoperto la mia città tante cose che non sapevo, che erano nascoste. Per esempio, Rovigo, nessuno sa che ci sono due mummie egiziane, una mummia mamma e una mummia bambina, un bimbo. Quante altre città hanno le mummie egiziane? A Rovigo ci sono poco conosciute. Sono reperti archeologici molto particolari che non sono conosciuti. E È un potrei problema. continuare all'infinito per dire perché mi rompe le scatole che è trascurata. Certo, ma è un problema non solo di Rovigo, è un problema italiano quello Ma io di. parlo della mia città. Certo. Allora, Francesca, le domande per te. Ma innanzitutto, come ti è venuta questa idea appunto dello stalker? Perché, come hai detto tu, non sei tu lo stalker mancato, non sei te lo stalker mancata, ma voglio dire, da qualche cosa avrai preso spunto, no? Un'amica, qualche persona che magari può aver influito sul tuo romanzo. Allora, in realtà non in particolare, come ho detto prima, non è autobiografico, però ci sono degli spunti di vicende personali sicuramente. E la storia, se si può chiamare storia, nasce più che altro da una riflessione che poi mi è stata sicuramente suscitata o perlomeno incoraggiata dai fatti di attualità, come hai detto tu giustamente prima, che ci portano molto a contatto con questo fenomeno dello stalker, no? E quindi anche chiederci in fondo quanto a volte il confine è sottile tra un innamoramento molto appassionato e comportamenti che invece sono effettivamente poi, no, interpretabili come atti persecutori. Perché sì, veramente credo che a Sì, ma sei volte. partita da un punto di realtà, da un punto vero? No, No, ok. non esattamente. Insomma, anche leggendo un fatto di cronaca, qualcosa del genere, proprio, no, assolutamente tutto inventato, quindi tutto frutto di fantasia. Certo. Posso fare una domanda io? Perché proprio dal punto di vista della stalker hai voluto affrontare questo tipo di narrazione? Perché appunto mi interessava in qualche modo proporre una storia che facesse risvegliare delle domande nel lettore, perché in fondo era forse un po' troppo semplice parlare dal punto di vista della presunta vittima, no? Della E stalkerizzata, insomma, della stalkerizzata. esatto. Quindi diamo la parola ad un presunto, una presunta carnefice, sia pure con il beneficio del dubbio, e vediamo che cosa succede. Che poi è una storia in realtà a lieto fine, perché vabbè, poi l'epilogo No, viene. non dire nulla, non No, dire no, no, nulla. non lo dico, però dico solo che viene accennato molto brevemente. Nelle ultime due pagine, ma comunque non è sicuramente appunto una vicenda che sfocia in quei fatti tragici a cui purtroppo siamo costretti ad assistere invece nella realtà. Ma quello che mi interessa poi, certamente adesso, al di là dello stalkeraggio, diciamo così. Che sia reale o meno, è anche lo scavo psicologico che l'io narrante mette in atto su di sé e tenta di farlo anche con le persone che ha a cuore in primis quest'uomo fantomatico di cui non sappiamo il nome, come dicevo, che lei analizza a tratti proprio come se fosse una psicanalista. E io, come dicevo prima, non scrivo molto narrativa, ma per quel poco che ho scritto, devo dire, si tratta sempre di storie dove la componente psicologica introspettiva è centrale.
La seconda domanda che ti avrei voluto fare era collegata al discorso che hai fatto quando Andrea ha chiesto gli orari in cui scrivete, eccetera, no? E tu hai detto che la mattina ci metti un po' di più a carburare, sono parole tue, non le ho dette Sì, io. sì, sì. Credo che sia ovviamente un fatto abbastanza generale il fatto di carburare un po' tardi al mattino, Anch'io. tranne, beh, credo che sia generale. Specialmente per chi deve poi andare al lavoro, alzarsi presto, eccetera, eccetera, comunque ci si mette, insomma, a carburare. Ma credo che tu intendessi dire mentalmente, quindi non fisicamente, Sì, immagino. Questa in primis. era una curiosità, insomma. Sì, ovviamente è chiaro che. Anche se poi è tutto collegato, credo, perché i nostri piani, no, sono estremamente legati tra loro, fisico, emozioni, mente, pensieri, e a volte forse chi fa un lavoro intellettuale, un'attività intellettuale, come del resto anche la stessa scrittura, magari ci sarebbe bisogno anche più degli altri di attivarsi un po' fisicamente, perché altrimenti poi la mente va in sovraccarico, no? E questo è un modo anche per. Mens sana in corpore sano. Quindi, senti, io non ho domande specifiche perché chiaramente il libro lo hai già spiegato, però una curiosità ce l'ho. Nel leggere il tuo curriculum sono rimasto meravigliato da questa tua passione per la cultura greca del periodo tardo antico, come hai detto tu. Come mai? Cioè, io ho fatto lì, per carità, ho fatto le mie scelte. Quindi scienze della comunicazione, così come Maria Cristina avrà fatto le sue, Andrea ha fatto le sue, ma tu hai fatto una scelta che è abbastanza rara, no? Cioè andare a pescare una civiltà che sicuramente è fondamentale, importante, un periodo addirittura talmente determinato, è una cosa che normalmente un giovane, forse io credo, insomma, ecco, scarterebbe. Tu invece l'hai presa volentieri e proprio l'hai presa di petto, come mai? Ma io prima dell'università ho fatto il liceo classico, e lì è iniziata questo, potrei dire sì, questa passione o questo forte interesse Sì, ma cos'è verso della Grecia le che ti ha lingue. colpito di questa cultura, Ma non, in realtà, allora, della io cultura non ho greca? la lingua, il greco. Il greco proprio. Il greco, sì, è un canale. Un veicolo per conoscere poi ovviamente tutta quella che è la cultura, la storia, la mentalità, la filosofia, perché poi sappiamo che è assolutamente centrale, no? Nella nostra stessa cultura. E, sì, in realtà ho scoperto questa passione, come del resto a me piacciono, devo dire, le lingue, mi piace studiarle, mi piace tradurre. Trovo che la traduzione sia un lavoro veramente bello, veramente importante, una riflessione a tutto tondo sulla lingua, anche importante per chi scrive, Certo. perché ci fa capire tante cose, ci fa entrare nella sensibilità dell'autore, ma nello stesso tempo ci mette a contatto anche sulla nostra, no? Senti, devo interromperti perché c'è una domanda che prima Andrea voleva girarti di una signora, Sì, credo se che magari Andrea aspetta, se abbia vuole visto. finire prima di dire, poi dopo gliela faccio. Non No, so quanto tempo no, abbiamo va però perché benissimo. leggo No, di 48 solito stiamo quindi. su un'oretta, massimo sfogliamo anche Ok. 10-15 minuti, non è un problema. Poi se si Allora, finisce prima, ok, se no ci si allunga un po' di più, non fa niente. Tanto un po' di margine ce l'abbiamo sempre. come non detto, A togliere la parola non ci piace a nessuno. io sono E la abituato domanda è purtroppo questa qua, di a Isabella sempre. Galeotti. Eccola qua, aspetta che la vado a riprendere, eccola qua. La copertina di chi è? E c'è un motivo perché un'unghia è diversa dalle altre? Allora, no, scusate, rido perché semplicemente la copertina è una foto che ho fatto io e che poi ho modificato un minimo, insomma, anche con i filtri del cellulare. Quindi in realtà le unghie erano tutte dello stesso colore, poi non so per quale strano gioco di filtri o altro, ecco, è venuto in questa maniera che comunque devo dire che ha un suo perché, in effetti, no? Anche questa differenza di tonalità di colore forse rende l'immagine un pochino più conturbante e quindi si adatta al contesto proprio Se della storia. posso, è l'indice, giusto? È l'indice che
che è diverso dalle altre dita, Sì. l'indice. Oh, sappiamo tutti cos'è l'indice in un libro, no? Quindi era solo una... Vabbè, ogni tanto bisogna sdrammatizzare un po', no? No, comunque è una domanda sensata, perché effettivamente guardando bene la copertina si accorge di questo. Che Molto. potrebbe essere, collegandomi a quello che hai detto prima, anche una delle bugie che può aver detto la stalker mancata, no? Potrebbe essere che ha detto quattro verità e una bugia. Oppure quattro bugie Io e una, sa. veri e una, veri e una verità. Sa. Si potrà scoprire solo leggendo, no? Lo capiremo solo vivendo, si dice, quindi. Esatto. Allora, Andrea, hai tu qualche domanda? Io ho di domande da fare, ho a loro proprio, visto che prima Maria Cristina ha fatto una domanda a Francesca. Se Francesca ha una domanda che vorrebbe fare a Maria Cristina sul suo libro o su quello che gli viene in mente, e poi dopo ve ne faccio un'altra a entrambe. Allora, io faccio una domanda a Maria Cristina da persona che non legge gialli perché non, cioè proprio non, finora non è un genere che mi appassiona. Allora, io ti chiederei molto banalmente, proprio la domanda più banale che potrei fare probabilmente, ma anche la più sentita in questo momento. Cosa diresti ad una come me per invogliarla? Beh, intanto ti farei una domanda io, della serie perché non sei invogliata a leggere i gialli, se leggi anche i thriller oppure se il thriller e il giallo per te sono la stessa cosa, se c'è un motivo che, proprio per cui non ti attirano. E una volta saputo il motivo che non ti attirano, allora cercherei di invogliarti a leggerli, perché altrimenti parlerai a vanvera. Sicuramente è vero, sì. Io devo dire, un motivo, non ci ho mai riflettuto. Probabilmente risale a quello che dicevo prima. Cerco storie in cui l'aspetto psicologico intimista abbia la meglio sull'azione, no? Quindi sul fatto che si susegua anche in maniera incalzante a volte. Allora ti informo che tu hai un'idea distorta dei gialli e anche dei thriller. Specifico perché il giallo e il thriller sono due generi che vanno vicino ma sono diversi. Perché Diversi, sì. se tu leggi un buon giallo o un buon thriller, vedrai che intanto il giallo non c'è tutta l'azione che c'è in un thriller. Poi i gialli ci sono di diversi tipi, ci sono i gialli della camera chiusa, gialli noir, eccetera, tutta una serie di gialli che si sono sviluppati dai classici inglesi a quelli americani e poi che si sono evoluti negli anni, al genere tipo per farti presente quelli più recenti che vedi anche per le serie televisive. Per cui un giallo ha tante sfaccettature. Ha tante analisi intimistiche e anche di psicologia dei personaggi, soprattutto nei thriller, perché se tu non fai una descrizione accurata della personalità, sia di tutti i personaggi, che possono essere quelli secondari, quelli che fanno l'indagine, quelli che sono i colpevoli o anche le vittime, allora non puoi fare né un buon giallo né un buon thriller, perché come tutte le narrazioni, devi parlare, far sì che i personaggi parlino di sé, ti raccontino di sé. E se il personaggio non ti racconta di sé, per quanto la trama possa essere arzigogolata e bella, tu non vai da nessuna parte perché poi t'annoi e ti chiedi: ma questa storia dove mi vuole portare? Per cui, se tu leggi un bel giallo o un bel thriller, troverai quello che tu pensi che non ci sia. Ma devi partire leggendo dei buoni gialli, dei buoni thriller. Altrimenti, se vai a incappare in un brutto giallo, un brutto thriller, è come se tu leggessi un brutto libro di narrativa, oppure delle brutte poesie. Ti passa la voglia di continuare la lettura. Perché scrivo narrativa e poesia anch'io. Per cui è importante come è scritto il libro. Dopo, uno può preferire un tipo di giallo piuttosto che un altro tipo di giallo, può preferire un tipo diverso di thriller rispetto a un altro thriller, perché anche qui ci sono i noir, ci sono quelli pieni di colpi di scena, ci sono quelli pieni di cuori, ci sono quelli sanguinari, quelli. Per cui il giallo e il thriller hanno tante sfaccettature diverse, per cui l'unica cosa è che tu provi a leggere un buon giallo o un buon thriller. Ma guarda, questo Vuoi partire finisce. da un classico? Parti da un classico.
Guarda, quello che Però di dici. questi classici ci sono tantissimi generi, dipende da quello che si avvicina più da te. Tu le prendi, leggi la trama, e la trama che ti incuriosisce di più, che ti coinvolge di più, leggi il libro. Ma tu mi dici cosa ne pensi? E Scusami. poi magari vediamo cosa ne riparliamo la prossima volta. Scusami, Maria Cristina, prima che adesso tu faccia la domanda a Francesca, Sì. mi hai ricordato una cosa che spesso viene scritta proprio a volte anche come sottotitoli nei libri, ma soprattutto come sottotitoli nella scelta di un film. Nel senso che io Sì. vado, per esempio, su Netflix, faccio un esempio, o adesso senza fare pubblicità, anche su Infinity, insomma, Sì, ma come dappertutto. altre piattaforme, e diciamo, nei sottotitoli del genere che tu scegli, per esempio nel tuo caso hai detto giallo o thriller, ti scrivono addirittura, che ne so, ritmo lento, ritmo serrato, quindi ci sono ovviamente vari tipi, no, di Tante sfaccettatura sfaccettature diverse. diverse, per cui chi L'importante è ama, che tu trovi quella che in quel momento hai voglia di esatto, leggere. stavo per dire, chi ama il ritmo serrato sceglierà il ritmo serrato, chi ama il ritmo lento sceglierà il ritmo. Anche perché poi non abbiamo tutti la stessa mente o No, ma poi lo magari un stesso giorno hai gusto, insomma. voglia di un ritmo più lento, un giorno hai voglia di leggere qualcosa che ti obbliga a pensare di più, a volte un Certo. giorno hai voglia. Faccio un esempio stupido. Nel delitto del condominio Magnola, per esempio, io che ho detto che mi sono comprata dall'idea dell'assassino sull'Oriente Express. E se tu, Francesca, vai a leggere l'assassino dell'Oriente Express, a parte che hanno fatto tantissimi film, per cui è solo un imbarazzo della scelta. Poi anche lì ci sono versioni più o meno fatte bene. E comunque, là sul treno viene ucciso un uomo. Poirot, facendo gli indagini, scoprirà che questo uomo è stato ucciso per un motivo particolare, perché lui aveva ucciso un bambino che aveva rapito. E le persone che hanno poi contribuito ad ucciderlo tutti insieme sono le persone che sono state tutte coinvolte da quella morte, perché la morte del bambino poi ha portato anche alla morte della mamma, se non ricordo male. Io ho fatto la stessa cosa nel condominio. In questo condominio verticale ci sarà un anziano che viene ucciso. Apparentemente una persona che sembra che vada un maestro elementare in pensione da anni, che sembra che tutti lo apprezzino, lo stimino e tutto. Indagando, però, si scopre che non è così. Questo maestro aveva un grosso segreto, tanto ha fatto morire la moglie, ma aveva un grosso segreto dietro di sé. Era un pedofilo. E questo ha portato a un fatto che per cui ha fatto sì che le persone del condominio l'hanno ucciso. Non svelo nulla di che, perché chi ha letto l'Oriente Express sa com'è la trama. Io l'ho fatta in verticale e in orizzontale, per cui anche se io l'ho sviluppata in maniera diversa, ho trattato un argomento molto duro e particolare. Mentre nel secondo thriller che ho trattato, l'incidente, tratto dal femminicidio. Per cui, come vedi, un buon giallo, un buon thriller, ma non parlo dei miei, parlo in generale, tu puoi affrontare in una maniera diversa dal solito temi scottanti e importanti. L'importante è vedere se sei riuscito a portare a casa la pagnotta, cioè, se hai saputo far creare quel tipo di narrazione che il lettore, anche sapendo la trama, rimane lì perché vuole capire cosa è successo, chi sono i personaggi. Certo, Quindi devi rimanere. riuscire a far sì che i personaggi ti parlino, perché altrimenti piacciono. Certo, rimanere incollati fino all'ultimo, che sia un film o che sia un libro, credo che sia Esattamente. il Nel caso successo più dell'Oriente grande. Espresso non ho svelato nulla, perché tantissimi, se non hanno letto il giallo, di sicuro hanno visto i film. Di Senti, conseguenza la trama si conosce. adesso però tocca a te fare la domanda, Francesca. Allora, due cose. La prima, visto che ti ho invogliato la lettura dei gialli e dei thriller, io spero che tu legga un giallo, un thriller, e che poi mi dica qual è e come ti è piaciuto. Compitino per casa. E al di là di questo, io sono sicura che anche, visto che ti piace la cultura della letteratura greca, io sono sicura che anche nei greci ci sono stati casi di gialli e di thriller, gestiti in maniera diversa. Tu ne hai uno da raccontarmi? Allora, io in realtà in questo momento ho in mente gli storici greci, gli storiografi intendo, perché ci sono storiografi
greci come anche romani, quindi scrivono Sì, in greco ma visto che come in latino, ieri. e ci raccontano, raccontandoci le biografie soprattutto, no? Le vite, pensiamo alle vite degli imperatori, questo è un filone forse però più presente nella letteratura latina, quindi romana piuttosto che greca, però qui ci raccontano i tanti intrighi e quindi anche insomma, episodi a tinte fosche, omicidi, avvelenamenti e anche lo stesso Tacito, che è uno storico che forse conosciamo tutti perché è uno degli autori che si studiano di più, no, a scuola. E raccontandoci di un imperatore come Nerone. Nerone è passato alla storia come il cattivo, forse tra gli imperatori più cattivi, questa fama, questa nomea di colui che probabilmente ha anche incendiato Roma, che poi adesso non si sa nemmeno se sia Sì, vero o no, adesso si dice che non è vero, infatti. infatti. Però ecco, e poi ci viene a raccontare di come lo stesso Nerone abbia compiuto delitti. Dalla madre, alla moglie, ecco, ho fatto l'esempio di Nerone perché forse è quello che abbiamo tutti quanti più presente, però veramente la storia antica è un susseguirsi di fatti sanguinosi. E quindi leggere gli storiografi, ho fatto l'esempio di Tacito, ma ce ne sono veramente. Posso Sì. ricordare le 33 pugnalate di Giulio Cesare, No, il anche famoso certo. bruto figlio mio. Ma beh, comunque hai ragione, in effetti, cioè, ha ragione anche Maria Cristina quando, nel farti la domanda. Nel passato greco sicuramente tantissimi, partendo addirittura, no, dai drammi, dai famosi drammi greci, Anche cioè, certo, cioè, le come tragedie, le sì. tragedie, Vedi che c'erano tragediografi greci. già le thriller anche all'epoca? Vedi che già Ci lei sono da sempre qualcosa stati non nella storia, infatti. sapevi? Nella storia ci sono sempre stati thriller, omicidi, gialli. Sì, ma se Comunque ci vogliamo. sono giallisti che hanno ambientato i loro gialli, i loro thriller anche nei tempi antichi, Grecia, Roma, anche al tempo di Leonardo, per cui volendo hai anche gialli Anche prima. storici. Sì, Sì, poi. volendo hai anche autori moderni che hanno ambientato le loro opere nel passato, per cui se vuoi trovi qualcosa anche lì da leggere. Poi Sì, insomma, tantissimo da leggere, alcune tantissimo. Abbastanza stuzzicata. volte alcuni libri, anche alcuni film vengono definiti d'azione, no? Ma in realtà poi sono dei veri thriller. Sì. Perché se pensiamo per esempio alla caduta di Troia, adesso dico qualcosa che forse non Stavo so, proprio pensando adesso. Troia, Elena, l'Odissea, le stavo pensando in questo momento. Sì, che non è una signora che è cascata col ginocchio, è una città, che chiariamo Sì, questa, la lo so caduta. benissimo. No, qui scherzavo un po', facevo una battuta. La caduta di questa città, in realtà è un thriller, perché poi se vogliamo, l'azione c'è sicuramente, no? Le navi che arrivano, cioè, questo cavallo però che resta lì e questi che stanno dentro che poi escono, sa più di thriller che di azione, secondo me, poi ognuno ha la propria, lascio ad ognuno la propria opinione. Come dicevo prima di Giulio Cesare, cioè, immaginiamoci una congiura con 33 congiurati. Adesso l'augurio non è che accada a Palazzo Chigi, assolutamente no, non è questo l'augurio. Però, se ci sono state congiure nell'epoca romana, ci saranno state sicuramente anche nell'epoca greca e chissà nell'epoca anche egizia e ancora prima, no? C'è Quindi sempre state c'è sempre state. E ci sono sempre stati poi espropriazioni, ce ne stai tanti. coloro che hanno riportato queste storie, no? Quindi quello che tutto sommato fa Francesca diciamo, studiando la cultura greca e romana, come l'ha fatto lei oggi, negli anni 2000, lo hanno fatto altri negli anni precedenti, nei secoli precedenti, nei millenni precedenti. Va bene, io credo, insomma, che abbiamo sviscerato un po' tutti quelli che erano i problemi, però tu mi Quello dici che che c'avevi è sì. si può sforare, quindi sfora come Sì, vuoi, io mi magari fermo. se ci volete dire proprio dei motivi per leggere il vostro libro, per farvi pubblicità, per incuriosire chi ci guarda, motivi per leggermi. Se vuoi iniziare tu, Intanto Benedetto, Francesca, intanto io sono felice. scusate un attimo, Maria Cristina, intanto un'osservazione di Benedetto che è arrivata prima, da sempre da Isabella, che ha scritto bravissimo Benedetto, lo pensavo pure io, quello sul fatto sulle Cosa? unghie. Ah, il fatto che Il potevano fatto delle essere unghie di tutto. prima.
Quindi una Quattro precisazione che ho messo prima, ma che non l'ho bugie e una letto, te la dico verità. adesso, che c'è questo Grazie. messaggio per te da parte di Isabella. Grazie, ma io non conosco Isabella, ma abbiamo evidentemente pensato, ho avuto la stessa idea. Quattro bugie e una verità, oppure quattro verità e una bugia. Quelle, le famose cinque dita di cui una era Del nera libro e di Francesca, esatto. sì, e l'altra no. Grazie, grazie per il complimento. Ma il complimento Inizia pure tu, Francesca, visto lo che prima giro a ho sempre iniziato Francesca. io, inizia tu adesso. Lo stesso, va bene. E io consiglierei di leggere questo libro se vi interessa una storia che possa offrire altro rispetto alla classica trama, ovvero uno spazio di introspezione, uno spazio di riflessione, uno spazio in cui viene dato spazio allo scandaglio interiore e al cosiddetto flusso di coscienza. E poi, se vi interessa prendere in considerazione diversi punti di vista rispetto alla cosiddetta realtà, e quindi anche qualcosa che, come diceva Andrea prima, possa risvegliare la vostra immaginazione. Bene, Ok. scusami, Francesca, aggiungiamo un altro motivo però. Tu sei di Iesi, sei marchigiana. Insomma, Martigiana, sì. Io vogliamo comprare il libro. Scusa, Maria Cristina, poi parliamo bene c'è anche un di Rovigo. problema. Dopo Parliamo bene anche di Rovigo, non c'è problema. Però dico, parliamo siamo. del Veneto anche per la par condicio. Come no, par condicio. Però voglio dire, Francesca è di Iesi, un libro insomma facile da trovare. Poi, dopodiché, lei ci ha spiegato anche a Roma dove andare a trovare, eccetera. Adesso sentiamo Maria Cristina, perché compriamo un tuo libro, Maria Cristina? Perché chi ha già letto Il delitto al condominio Magnola, se vuol sapere cos'altro succederà a Caterina, la sua amica Claudia, sono obbligate a leggere anche il secondo giallo, anche perché nel secondo giallo ci saranno l'entrata di nuovi personaggi, come il figlio di Caterina, che forse scatta una scintilla con la veterinaria. Entrerà un altro personaggio, più o meno, che forse nel prossimo giallo avrà il suo peso, chi lo sa. Per cui, e poi, se c'è qualcuno che vi piace il tiramisù, non è curioso di sapere perché c'è questo tiramisù nel titolo? Magari Il leggerlo mangiando il tiramisù. sarebbe il massimo. E poi Alice darà anche la ricetta di una marmellata particolare all'inizio del giallo, perché le piace provare nuove marmellate, e farà una nuova marmellata particolare che metterà sulla crostata. Gli piace la cucina, qui può trovare anche qualche altra ricetta, perché Caterina, per esempio, il figlio vive e lavora a Ferrara e hanno l'abitudine, qualche volta la sera, di cucinare insieme, parlandosi attraverso il tablet, mentre cucinano, a raccontarsi la giornata. Chissà, c'è tanta carne al fuoco, tanta dolcezza e tanta piccantezza. Se siete un po' curiosi, vi invito a leggere il mio secondo giallo. Chiedo scusa, avete cenato voi? No, Yes. perché io tra carne al fuoco e tiramisù, cioè, mi avete proprio. Dai, adesso Io finiamo la ancora diretta, no. ci ritroviamo, facciamo una bella No, mangiata. io non, come sai, per il lavoro che faccio non ho orari, no? Perché mi arrivano agenzie di stampa ogni ora, a volte devo scrivere, a volte no. Mi ero lasciato quest'ora da parte, però Insomma, normalmente a quest'ora. allora il tiramisù ci sta proprio giusto adesso. No, no, ma poi parli pure di carne a fuoco, quindi cioè, mi fai venire proprio un Capito. appetito tremendo. Va bene. Comunque bisogna scherzare ogni tanto. Io prima ho fatto una battuta che spero non sia stata indecente. Quando parlavamo della caduta di Troia, ho specificato, insomma, che si parla della caduta di una città e non del ginocchio di una Quello mi signora. sembrava abbastanza logico, Però però mi voglio rifare, nel senso che, cioè, per chi non lo sapesse, esiste ancora una città che si chiama Troia ed è in Italia, non so se lo sapevate questo, sì, mi sembra di aver letto qualcosa, ma non mi ricordo dove sia. è in provincia di Foggia, sì, Perché proprio mi esiste sembra di Troia. aver letto qualcosa tempo fa, o forse ho visto documentari, non mi ricordo, però mi era familiare questo particolare. Provincia di Foggia, Troia, anche, tra l'altro è anche una bella cittadina, tra l'altro. Poi diciamo che se ci rifacciamo a questi nomi così strani, no? Cioè, sono tantissimi, adesso visto che ha detto Andrea che possiamo sforare, pensate Sì, a quello buono, non che c'è ho. problema. No, no, ma così, adesso tu sai che io sono inviato ogni anno a Sanremo, no? Beh, voi sapete, immagino che lo sappiate, che Sanremo non esiste come santo, eh? Non esiste Sì, lo santo. so.
Esiste Non San esiste. Romolo, che poi no, è il paradosso, San Romolo, pensate, Romolo e Remo, la storia la conoscete tutti, San Romolo è il patrono di Sanremo, cioè è pazzesco, ma è vero. Questa non la sapevo, sapevo l'altro, ma non sapevo questa particolarità. Perché San in Italia Romolo. pure, vicino in Piemonte, lì vicino a Chivasso, non c'è una cittadina piccolina che si chiama Betlemme pure? Bravo, bravo, bravo. C'è anche No, questa. no, ci sono tante curiosità che potremmo stare qui a raccontare. Io, se mi permetti, Andrea, volevo spendere una parola su un cane, perché amo molto Sì, certo, Carpentano. dopo faccio l'ultima Ormai domanda a Maria Cristina e a Ah no, Francesca, allora poi no, sì. fini, no, no, Vai, vai. finisci perché la mia è una chiosa proprio che non c'entra Allora, niente ok, con. allora teniamo come chiusura. Volevo dirvi se avete progetti futuri in cantiere. Vai pure tu, Francesca, che poi faccio io. Ok, allora, progetti futuri sì, parecchi, molti in divenire. Diciamo che ora cerco di concentrare le mie energie sulla promozione di questo romanzo, così come sulla plaquette di poesia che è uscita quasi in parallelo, e poi mi sto dedicando al premio di poesia Paesaggio Interiore, che appunto da quest'anno è premio di poesia e non più letterario come era fino alla seconda edizione, e che ci dovrebbe portare ad un festival che verrà realizzato qui nelle Marche a fine settembre e primi ottobre. E poi c'è altra carne al fuoco per riprendere la metafora culinaria. E vedremo, ecco, nei prossimi mesi spero che dovrebbe uscire anche altro, ma sono molto concentrata soprattutto sulla scrittura di critica, di poesia, soprattutto, sì. Ok, dai Cristina. Allora, io ho un bel po' di carne sul fuoco della Facciamo La una bella salsiccia, grigliata, dai, tra tutte e due. stavo pensando alla grigliata, però mista con la verdura e i funghi è buonissima. Io non ho cenato, ragazzi, non ho cenato, lasciatemi. Vabbè. Allora, no, tornando a seri. Allora, da questo mese ho iniziato un nuovo progetto con una rivista online, Alessandria Today, dove pubblico anch'io degli articoli. Poi adesso ho fatto un po' di pausa perché la mia concentrazione era andata a farsi friggere. Riprendo in mano il bardo e lo devo sistemare perché uscirà la terza avventura di Ginevra dopo l'incidente, Vernichance. Devo pensare al terzo giallo della serie di Padova e non ho ancora deciso quale sarà il soggetto. Ho in cantiere due idee che mi sono venute in mente da presentare al mio editore, vediamo cosa ne pensa. E altre cosine che sono lì per strada da sistemare, senza contare i blog con le mie rubriche, interviste, anzi se vi interessano le mie interviste tisana, fatevi pure avanti, Andrea lo sa perché le ha fatte, Ho già fatte sono molto gradite le mie interviste. E per cui tra il blog e adesso questa avventura su questo giornale e le mie impegni vari con la scrittura, anch'io quest'anno ho un bel po' di cose da fare, devo riuscire a capire come organizzarmi, che è quello il mio problema. Ok. Io Allora, a te Benedetto, no, no, quella poi cosa che chiudiamo. non c'entra niente con i libri, che voglio dire, insomma, anche per parlare di qualcos'altro, no? Io, come tanti, come forse anche voi, amo gli animali, i cani soprattutto, perché insomma, sono straordinari. Se fossimo noi come loro, credo che il mondo sarebbe veramente un posto migliore. Ma detto questo, volevo parlare di un cane in particolare, che si chiama proprio Fido, no? Fido, fedeltà, insomma. Fidarsi di qualcuno, quindi sapere che c'è qualcuno, insomma, che ti vuole bene. Voi sapete che il film che ha avuto più successo sui quattro zampe è sicuramente quello che hanno fatto gli americani, ma che si chiama Hachiko, Sì. dove tra l'altro la storia è quasi simile a questa di questo cane che sto per raccontare. Ma la differenza esiste ed è una differenza di ben 4 anni. Tutti pensano che Chico sia stato il cane più fedele al mondo perché per 10 anni ha aspettato il suo padrone che era venuto a mancare. Ebbene, c'è un cane che è italiano
e che ha avuto una fedeltà di 14 anni, cioè ha aspettato il suo padrone per 14 anni prima di morire. C'è, se andate in questo paese che ora vi dico che si chiama Borgo San Lorenzo, un paesino in provincia di Firenze, anzi proprio a due passi da Firenze, c'è nella piazza, in una delle due, delle piazze principali di questo borgo, c'è un monumento vero, cioè c'è un cane, un monumento fatto tra l'altro da un siciliano, non riesco a capire come da Firenze abbiano chiamato siciliano, visto che Firenze è la città dell'arte, no? Per cui uno si immagina che il monumento l'abbiano fatto i fiorentini. Invece il sindaco allora, nel 58, il sindaco di questo paesino, commissionò l'opera a un artista bravissimo siciliano che proprio riuscì a fare la scultura di Fido proprio a sua immagine e somiglianza, così com'era, addirittura anche come grandezza. E questa è esposta tuttora nella piazza di Borgo San Lorenzo. Chi era quindi Fido? Fido era un cane che da cucciolo era stato adottato, perché all'epoca non si usavano i microchip e tutte le cose che si usano oggi, no? Tutte le accortezze. Era finito in un canalone, era un cucciolotto. Un signore che si chiama Carlo Soriani, che era un operaio, un semplice operaio, lo prese da questo canale e lo portò a casa sua. Diventarono amici per la pelle, perché chiaramente i cani poi quando si affezionano sono straordinari. Ebbene, la storia finisce in maniera purtroppo tragica, perché Carlo, il proprietario di Fido, il padrone di Fido, muore sotto le bombe in fabbrica durante la guerra nel 40. 3, se non erro, sì, le bombe alleate nel 43, l'aveva conosciuto nel 39, è stato 4 anni col proprio padrone e 14 poi senza, perché Carlo era morto. Nei 14 anni in cui Fido andava tutti i giorni alla fermata del bus aspettando il ritorno del suo padrone, perché naturalmente sotto le bombe non, era morto, quindi non era più tornato quel giorno, in quei 14 anni per tutti i giorni tutti i testimoni presenti hanno confermato e riconfermato, addirittura anche sulla Domenica del Corriere, che all'epoca era il giornale più seguito, che fino al 1958, anno della morte appunto di Fido, questo cane ogni giorno era lì ad aspettare il suo padrone. 14 anni, pensate, 14 anni, qualcosa come 5.000 giorni, 5.000 giorni al freddo o al caldo o in qualsiasi situazione ambientale. C'era tanta gente che andava lì, gli dava il cibo, volevano addirittura adottarlo, ma lui non si voleva spostare da lì. Una storia veramente, oltre che strappalacrime, che ci fa pensare sui sentimenti veri, no? Perché oggi come oggi, almeno da quello che vediamo tutti i giorni, basta accendere qualsiasi TG o comprare qualsiasi giornale, leggere online e vi accorgete di come sono cambiate le cose. I veri sentimenti, gli animali ce li hanno ancora. Sugli umani, comunque. Incredibile l'affetto e l'amore che ci danno, veramente, Sì, sugli tantissimo, umani smisurato. cominciamo ad avere dei dubbi, ecco, mettiamola così, anche a livello proprio di rapporti interpersonali, cioè non, il discorso per carità della tecnologia è fondamentale, no? Però ci ha tolto, cioè fondamentale, lo stiamo facendo anche in questo momento, però ci ha tolto tante cose che prima avevamo e io credo che lì abbiamo cominciato a perdere i veri sentimenti. Ciò non vuol dire che non ci possano essere o che non ci siano, perché ci sono, è inutile dirlo, ma qualcosina la tecnologia ci ha tolto e come tutte le cose, più dai e nello stesso tempo più togli, perché non c'è mai una cosa che dà e basta o che toglie e basta. Quindi anche la tecnologia ha i suoi pro e i suoi contro. E i rapporti interpersonali, ma soprattutto, ripeto, la mancanza di ideali, di valori, sentimenti, eccetera, sono forse alla base, no, dei problemi che noi abbiamo oggi. Fermo restando che c'è, non ce lo dobbiamo dimenticare, c'è in questo momento una specie di profondo buio, se dobbiamo usare questo termine, perché siamo fra tre fuochi, no? Da una parte c'è una crisi economica che conosciamo, è sotto gli occhi di tutti, quindi qui aumenti dappertutto, eccetera. Dall'altra parte c'è una guerra in corso, in atto, con persone che muoiono, al di là che poi siano russi o che siano ucraini, quando c'è una guerra, io veramente dico, ma siamo veramente matti, cioè nel 2023 oramai facciamo ancora le guerre. E poi il terzo fuoco, non ce lo dimentichiamo perché molti lo stanno sottovalutando, per fortuna i ragazzini no,
è quello ambientale, no? Addirittura è proprio di oggi la notizia che in Antartide un altro blocco di ghiaccio si è staccato ha più o meno la grandezza di Londra, pensate, cioè un altro blocco solo oggi, parliamo di oggi, è il 25 di gennaio, quindi pazzesco, siamo fra tre fuochi che se fossimo nei tempi di qualche grande, quelli che gli fanno le previsioni, qualche mago importante direbbe che insomma questo mondo sta andando verso chissà dove e chissà in quanto breve tempo. Auguriamoci invece che ci diano il tempo di leggere comunque i libri di Francesca e di Maria Cristina, perché eravamo qui per parlare soltanto di questo. Perdonatemi per questa chiosa finale, però qualcosa ovviamente dovevo, qualche scemenza dovevo dirla anch'io, o meglio, solo io, perché No, gli ma altri. tanto sono cose vere, cose che fanno anche riflettere. Beh, guarda, hai detto la parola giusta. I libri, alla fine, sono fatti di riflessioni. Quella che anche il giallo che fa Maria Cristina, dietro ogni azione di ogni personaggio c'è una riflessione, altrimenti lei non scriverebbe, così come Francesca, così come tu stesso quando introduci gli ospiti. Tutta la vita è fatta di riflessioni, ma le riflessioni più importanti in questo momento dobbiamo farle, io credo, su questo brutto buio, ripeto la parola perché è buio, veramente un tunnel dal quale non si vede via d'uscita per il momento. E non è solo la guerra, perché se fosse solo la guerra, voglio dire, come sono finite le altre, no, speriamo finisca anche questa. Ma qui ce ne sono tre di fuochi, e questi tre fuochi purtroppo stiamo continuando a mettere micce, continuando a incendiarli sempre di più, a mettere sempre, come dicevate prima, carne sul fuoco, ma qui mettiamo proprio benzina sul fuoco. Io l'ultima, quella, la sapete, di oggi è l'invio dei tanks, no, agli ucraini. Sia da parte degli americani che da parte dell'Unione Europea. Ora, per carità, ognuno ha il diritto di fare le proprie scelte e l'Ucraina ha il diritto di difendersi, come è giusto che ogni governo faccia le proprie scelte. Purtroppo, chi paga le conseguenze, o da una parte o dall'altra, sono sempre i civili. Questo è inevitabile. Per chi è stato sui teatri di guerra e ha visto con i propri occhi quello che succede, io posso dire, ad esempio, che ma non solo in Ucraina, ma anche nelle guerre precedenti, chi ha pagato il prezzo più alto è sempre stato chi non c'entra nulla, cioè la persona normale, la persona che sta dentro casa sua e sta facendo i fatti suoi, magari aveva anche una bella casa, una bella vita, dei sogni, delle speranze, poi tutto svanisce così senza motivo. Ora, parlando, e chiudo qui, sapete tutti, no, che Zelensky interverrà nella serata finale di Sanremo. Ora, per carità, scelte che fa la RAI, scelte che fanno, che fa anche la politica, perché la RAI è guidata da una commissione parlamentare, quindi non è che questa scelta la può fare Anselmini o la Disa o Innocenzi o Buoso, queste scelte le fanno personaggi che sono molto più in alto di noi. Io questa scelta, lo dico francamente, non c'entra niente con il federalismo, non la condivido, ma non perché io abbia qualcosa contro uno o l'altro, ci mancherebbe, ma perché, signori, cioè, voi fate i libri e scrivete, ma non vi mettereste mai a cantare, no? Immagino. Lì si parla di, cioè, ci devono stare le canzoni, c'è lo spettacolo, cioè la politica oppure le cose che non c'entrano proprio nulla con le canzoni. Io non ce le vedo in una manifestazione del genere, però questa è una mia opinione, perdonatemi se l'ho espressa, ma penso davvero che qui si stia andando verso alcune cose che rasentano la follia. Adesso, a parte il fatto che mi sono sempre occupato di spettacolo e mi dispiace vedere proprio rovinato un festival che io ho sempre amato. Questa è una mia opinione, ripeto, poi magari il 99,9% la penserà diversamente, non importa, io resto della mia, ognuno può pensare quello che vuole. Riguardo invece a questa trasmissione, io sono felice, Andrea, che tu promuova la cultura, che tu promuova i libri. Sono felice di aver conosciuto due Grazie. bravissime persone come Francesca e come Maria Cristina, che hanno espresso con molta sincerità quello che poi hanno scritto e quello che speriamo la gente vada a comprare, a leggere. E poi quella cosa che tu hai detto all'inizio mi è rimasta impressa, cioè nel senso che qualcuno addirittura abbia potuto dubitare di questa tua trasmissione, come se tu
lo Sì. facessi per Non lucro. solo questo, ma anche altre cose. Dopo ti dirò quando sarà il momento che o ci si vede oppure ti dico poi a voce, al telefono, in qualche modo ti faccio sapere. Ti dico Ti quello che. giuro che mi dispiace perché, come detto all'inizio e lo ripeto, ti conosco come un ragazzo serio, una persona seria. Sei tra l'altro di Polverigi, dove io ho tantissimi amici, come tu sai, e anzi, se c'è qualcuno in ascolto, io lo saluto volentieri perché è un po' la mia terza o quarta casa, insomma, quella Polverigi è un paese straordinario, stupendo. E poi, tra l'altro, tu non hai mai, ma dico mai, detto una cosa non vera, sia per telefono, sia dal vivo, a voce, quindi Sì, infatti. mi ha colpito questa cattiveria che hai subito, ma che speriamo non tu riesca a Sì, superare. infatti, purtroppo non solo io, ma ha messo in mezzo anche le mie amiche che pure loro non c'entravano niente con impegni che uno ha di lavoro, di famiglia, sapendo che apposta queste cose le facciamo a tempo perso, non è stata una cosa carina come si è Va bene, comportato. allora abbiamo, penso, parlato di tutto, Sì, salutiamo infatti. le Io la nostre amiche. saluto di nuovo e ringrazio Maria Cristina Buoso e Francesca Innocenzi per essere state con noi. Speriamo, se avete nuovi libri, se vorrete tornare, fateci sapere Grazie. che siamo di nuovo qui. Tanto sto già prendendo prenotazioni per il 2023-2024, quindi ho Allora, già io metto diverse già in serate lista per la prenotate. prossima volta. Sì, se volete venire mi fate sapere, perché l'ho detto, sto prendendo le prenotazioni, se non volete rimanere fuori me lo dite, vi prenoto già il posto da adesso. E Io con questo ringrazio veramente voi. saluto anche Marcello e Patrizia che non erano con noi stasera Sì, e poi che dopo riferisco la prossima settimana i tuoi no, saluti se ci saranno, non mi ti ha fatto preoccupare. piacere adesso, a parte il fatto che l'avevi fatta. Me intanto fatti bene, ti ringrazio pure te questa No, sera ma per figurati. avermi sostituiti. Salutiamo di nuovo Patrizia e Marcello se Magnifico. ci guarderanno in replica. Grazie. Saluto tutti quelli che ci hanno seguito per la bella serata. Ecco, grazie mille. Sì, poi Speriamo ringrazio che. tutti a prescindere, indistintamente per tutti quanti. E ringrazio di nuovo. Speriamo che E sia ci piaciuto. troviamo per chi vorrà. Io sarò di nuovo qui venerdì con Lidia Borghi con altri due ospiti. E con questo vi ringrazio, vi auguro una buona serata e la buonanotte. E E grazie ancora a tutti. Ciao. buon lavoro e buona fortuna alle nostre signore. Ciao. Ciao. Grazie Sempre. mille, Grazie. altrettanto.